È inquadrata, Giulio? Sì, bene. Allora, vediamo un attimo l'uso delle tavole numeriche, ragazzi. Allora, le tavole numeriche sono in fondo al vostro libro, a pagina 365. Abbiamo visto già, c'è già la direzione, quando io vi spiego, vi chiedo di questo, facciamo proprio un brevissimo riassunto. Io, ad esempio, le tavole numeriche come si usano? Noi abbiamo n, la colonna di n, dove i numeri sono un grassetto, n al quadrato, n al cubo, la radice di n, la radice cubica di n, chiaro? Ora, se io vi chiedo, ad esempio, di trovare il quadrato di 326, cioè cosa fa 326 al quadrato, voi non fate altro che andare a vedere 326, andate a trovarlo nella colonna degli n, e andate a vedere il quadrato, che fa 106.276. Questo significa che 326 al quadrato è uguale a 106.276. Poi, attenzione, naturalmente, noi sappiamo che l'inverso, l'operazione inversa del quadrato è la radice, quindi 326 al quadrato uguale a 106.276, questi qua, vedete questi due valori, dove n è 326 che sono andato a cercare, quindi posso anche dire che la radice quadrata di 106.276 è 326, ok? N al cubo, quest'altro valore, la radice di 326 è 18,0555 approssimato, alla quarta cifra decimale, e la radice cubica di 326 è 6,8824. Chiaro? Questo l'avevamo già visto. Adesso andiamo a vedere le cose un attimino più complicate. Poniamo che io vi chieda di trovarmi, ad esempio, la radice quadrata di 1024. Ora, 1024, purtroppo, se io lo vado a cercare una colonna degli n, non c'è. Perché non c'è? Perché arriverò fino a 1000, chiaro? E a me serve però la radice di 1024 e non ho la calcolatrice. Allora, guardate che cosa faccio. Vado a cercare il 1024, siccome vi ho chiesto la radice quadrata di 1024, vado a cercare il 1024 nella colonna dei quadrati e guarda un po', lo trovo, 1024, lo trovo qui, vedete, non nella colonna di n, ma nella colonna di n al quadrato. Allora, io so che qui c'è 1024 e in parte c'è 32. Cosa significa? Significa che 32 elevato al quadrato è uguale a 1024. Ma se 32 elevato al quadrato è uguale a 1024, beh, io posso dire che la radice di 1024 è uguale a 32. Cioè uso le tavole un po' al contrario. Siccome il 1024 io qui non lo trovo, lo vado a cercare qua e c'è 1024. Io so che questo numero 1024 è il quadrato di 32. Cioè 32 elevato al quadrato mi fa 1024. E quindi, siccome io so quali sono le operazioni inverse all'elemento potenza, so che la radice di 1024 è 32. Ma andiamo ancora con più... è lo stesso discorso, però la radice cubica, eh? La radice cubica è la stessa cosa. Facciamo un esempio. Se io vi chiedo, questo qui ad esempio vi dico qual è la radice cubica di 34.645.976, questo numero qua. Ebbene, è logico che voi su n non lo andate a trovare. Andate a cercarlo in n al cubo, trovate 34.645.976, la radice cubica di questo numero è 327. Tutto qua. Ma ci può essere, come dire, una cattiveria ancora maggiore. La cattiveria ancora maggiore è questa. Vi dico, trovami la radice quadrata di 3100. La radice quadrata di 3100, io, naturalmente, 3100 nella colonna degli n non c'è, quindi vado a cercarla qua e non la trovo. Però, cioè, in n al quadrato, vedete, non ci sono tutti i numeri, e 3100 non c'è. C'è 3025 e 3136. Io so che 3100 è un numero che si posiziona, vedete, qui in mezzo, tra 3025 e 3136. E quindi io posso dire che la radice di 3100 è un numero che si posiziona qui. Vedete, io so che la radice di 3025 è 55, la radice di 3136 è 56. 3100 è un numero che si posiziona qui in mezzo. Bene, la radice sarà un numero che si posiziona qui in mezzo. Quindi potrò dire che, come si scrive, radice di 3100, che è qua, è
55, vedete? La radice di 3100 è un numero tra 55 e 56, quindi è maggiore di 55, e 56 è maggiore della radice di 3100. E si scrive così, 56 maggiore della radice di 3100, maggiore della radice di 55. Chiaro? Lo stesso discorso, ragazzi, se io vi chiedo di trovare la radice cubica di 1100, vado a vedere nella colonna dei cubi, però nella colonna dei cubi 1100 non lo trovo, trovo 1000 e 1331. 1100, dove si posiziona? Qui, quindi la radice cubica di 1100 è un numero compreso tra 10 e 11. Quindi 11 maggiore della radice cubica di 1100, che a sua volta è maggiore di 10. La cattiveria più estrema. Ma la radice di 3100 si avvicina di più a 56 o a 55? E lo stesso discorso, la radice cubica di 1100 si avvicina di più a 10 o a 11? Per fare questo, cioè qual è un numero, abbiamo detto, compreso quello di prima, tra 55 e 56, ma è più vicino a 55 o più vicino a 56? Guardate, basta andare a vedere, 3100 si avvicina di più a 3025 o a 3136? Beh, si avvicina di più a 3136. Quindi la radice quadrata di 3100 sarà un numero che si avvicina di più a 56. Lo stesso discorso, guardate qua, 1000 è difficile, ragazzi. Dovete mettervi qua, eh? Tra 1100 e 1331, abbiamo detto che la radice cubica di 1100 è un numero compreso tra 1000 e 1331. Ma è più vicino a 10 o a 11? Beh, 1100 è più vicino a 1331 o a 1000? Beh, più vicino a 1000, e quindi sarà la radice di 1100, sarà un numero più vicino a 10 rispetto che a 11.